Buonasera, spettatori e spettatrici di Fuori Onda. Siamo qui riuniti in questa pubblica piazza per presentarvi Eliconie, Convivio Montalbano Elicona, con la professoressa Graziella Milazzo e il grande maestro Angelo Tonelli. Sarà la nostra Graziella Milazzo che ci racconterà questi 3 giorni favolosi, di cui abbiamo la locandina dietro. E vi lascio le sorti. Vai, Graziella Milazzo. Allora, ciao, buonasera a tutti, ciao Susanna, ciao Angelo, e appunto grazie ai nostri telespettatori che insomma magari incuriositi da questo tema, le Eliconie, vorranno venirci a trovare il 6, 7 e 8 settembre a Montalbano Elicone. Eliconie perché? Eliconie è una rassegna culturale dedicata proprio alle muse Eliconie e visto che ci troveremo a Montalbano Elicone, ovviamente quale miglior nome si poteva scegliere. Allora, il senso è quello di un convivio culturale. In questo periodo abbiamo le Olimpiadi che, diciamo, celebrano lo sport, le Eliconie in questo caso celebreranno ovviamente la cultura, l'arte, di cui le muse sono appunto le protettrici. Abbiamo un programma abbastanza interessante con tantissime attività culturali. Quest'anno, che è la nostra prima edizione, come artista protagonista avremo il nostro grande Angelo Tonelli, grecista, appunto amante della cultura greca, quindi non si poteva che iniziare con lui. Allora, visto che il borgo di Montalbano Elicona è uno dei borghi più belli d'Italia, ovviamente inizieremo con la visita del borgo, delle sue bellezze e anche del suo ambiente raccolto, anche un po' mistico, per chi volesse vivere 3 giorni, diciamo, in assoluta pace e tranquillità. E poi inizieremo con un incontro pomeridiano che non è una vera e propria conferenza, ma un momento di incontro. Avremo ospiti anche il maestro Severini, che è il liutaio, lui ricostruisce gli strumenti del passato, ovviamente ricostruisce anche strumenti che venivano utilizzati nell'antica Grecia e ovviamente le letture, le performance di Angelo saranno accompagnate dal maestro Severini. Avremo anche ospite Aurelio Bruno, che ha scritto recentemente anche un bellissimo testo sulla musica, sull'importanza della musica anche come percorso spirituale. E insomma, avremo tanti momenti anche di, l'ho chiamato convivio perché lo immagino più come un evento di cultura, di confronto per chi appunto è avvezzo a questi argomenti. Poi invece nelle altre giornate abbiamo previsto dei laboratori, parleremo dei telai antichi, ma anche proporremo delle altre attività un po' a sorpresa, ma il telaio è proprio, secondo me, il simbolo della cultura, cioè la trama e l'ordito che si intrecciano all'interno del contesto che viviamo quotidianamente, la cultura è fatta da noi stessi, no? Quindi è anche, secondo me, un simbolo molto importante e ci fa capire anche il senso del tempo, come nell'antica Grecia le donne filavano, quindi la concezione del tempo e quindi del mondo era sicuramente una concezione più lenta, diversa, più meditativa. E passeremo poi il pomeriggio su Argimusco con il seminario di Angelo, con i momenti di meditazione che adesso lui ci spiegherà più nel dettaglio, e l'ultimo giorno invece andremo proprio al fiume Licona. A Montalbano Elicona esiste questo fiume, anche di non poca importanza, perché è un fiume che arriva addirittura fino a Tindari e quindi attraversa i Monti Nebrodi per sfociare nel Mar Tirreno, quindi collega anche questa parte mitologica che è quella del Tindari, dei Dioscuri. E poi diciamo sarà tutto un po' una sorpresa perché ovviamente Angelo lavora anche molto sul momento, no? Su quello che poi è il contesto e le persone che sono presenti, insomma. Quindi io passo adesso la parola a lui in modo che possa, insomma, aggiungere, darci delle informazioni senza svelare troppo su quello che, insomma, ci regalerà i 3 giorni per questo evento. Grazie Susanna, grazie Graziella. E dunque, io sono venuto di pari un paio d'anni fa ad Argimusco e sono rimasto scioccato, incantato da questo sito
di megaliti, di felci perenni, pressoché, che ha veramente un'aura prodigiosa. E ho sempre auspicato di poter un giorno fare lì un seminario teorico-pratico sullo sciamanesimo, concentrandomi sia sui grandi sciamani che non hanno lasciato nulla di scritto, come Abaris, Aristea, Epimenide, Zalmoxis e altri ancora, e sia poi sul grande scoposto sapiente siciliano di Agrigento, Empedocle, che ha anche scritto cose divine e profondissime e che è collegabile allo sciamanesimo proprio per alcuni suoi frammenti che fanno riferimento a caratteristiche tipiche dello sciamanesimo. E ovviamente, poiché parlare di sciamanesimo significa parlare di stati di coscienza particolari, cercheremo anche di attingere a questi stati di coscienza sia con le percussioni, quindi il tamburo, che è il classico strumento sciamanico, anzi chi viene invitato a portarne, anche gli strumenti musicali, sia con la voce, la respirazione, anche il gesto, la danza improvvisata, il movimento, tutto questo ovviamente in base alle caratteristiche delle persone che saranno presenti all'evento. E quindi insomma, è una cosa a cui tengo moltissimo. Altrettanto invitante è l'idea del Fiumericona in cui celebrare le muse e gli dèi e le dee, e magari con letture dagli Orfici, da Saffo, di cui ho fatto recentemente un libro appunto edito da Marsilio. E Saffo stessa è una figura decisamente vicina all'orfismo, per questo senso di unione, fusione con la natura che caratterizza tutta la sua poesia. Anche perché insomma, il mito dice che la testa di Orfeo, quando fu fatto a pezzi dalle Menadi, scivolò dal fiume Ebro e poi giunse proprio a Lesbos. E quindi questa Saffo, che è l'unica voce di cui c'è rimasta la scrittura femminile legata alla dimensione matrifocale, che va ricondotta alla sua indole di sapiente, la sapienza orfeo afroditica della grande maestra e guida spirituale del Chiaso di Lesbos. Questi sono i due punti focali del mio intervento, questa bellissima idea che coinvolge anche proprio il genius loci nelle sue varie forme. Poi c'è Graziella e Aurelio, che hanno moltissimo da dire, e insomma sarà piacere ascoltare quello che ci diranno. E poi le musiche con questi strumenti da liutaio del maestro Severnini, giusto? Sì. Bene, quindi grazie e speriamo di vederci ben presto nella magnifica isola Sì, ti di aspettiamo con fervore. Sicilia. Allora praticamente stiamo 3 giorni con lui, quindi ci corichiamo con lui, mangiamo con lui. Da questo punto di vista, come la È mettiamo? ovvio. È ovvio. È ovvio, questo è ovvio, Ma Susanna. lo ospitiamo, lo coccoliamo, dai, poi ci saranno Certo, comunque tanti altri protagonisti, tanti altri musicisti e diciamo la mia idea ovviamente anche di coinvolgere le persone del luogo che comunque praticano la musica e praticano la meditazione. Infatti noi meraviglia. diciamo che abbiamo impostato l'evento su prenotazione, questo è giusto dirlo perché è un evento comunque di nicchia, nel senso che soprattutto per quanto riguarda alcune pratiche, è bene che secondo me ci siano anche delle persone che in qualche modo già si siano avvicinate
e che quindi ovviamente in un certo senso copartecipano, che abbiano già magari una piccola esperienza, insomma, sicuramente abbiano un'indole, un interesse. Ciò non vuol dire ovviamente che si può iniziare anche, no? A fare determinate cose insieme, però è giusto che si mostri, insomma, un interesse, una propensione, e poi ovviamente gestire masse, in questo caso troppo grandi. Ecco, non è il caso, ecco, è sempre bene comunque limitarci in un modo, cioè essere un gruppo coeso, anche perché ci sono tante attività, come dicevo, la visita del borgo, i laboratori, su Argimusco sì, insomma, si può essere Sì, no, anche ma in tanti. io insistevo sul discorso, sono 3 giorni, Montalbano e Licona, fai conto, allora io che parto da Catania già sono agevolata, per arrivare là ci vuole quell'ora e mezza, 2 ore, poi una volta che sono là Un'ora e non è che mezzo. me ne, ma non è che me ne torno a casa, uno che ci abita è un conto, giusto? Diciamolo, Angelo, uno che praticamente No, vuole certo. 3 giorni, stiamo parlando proprio da un punto di vista proprio di soldoni. Cioè, ci vuole un'accoglienza. C'è un'accoglienza a Montalbano e Licona? Questa era la mia. Assolutamente sì, intanto il nostro istituto si occuperà di questo, nel senso che noi abbiamo fornito anche per esempio tutti ovviamente i locali per poter mangiare, le indicazioni per poter dormire, questo è chiaro, e ovviamente poi noi ci prenderemo cura questi 3 giorni, anche se noi abbiamo previsto la possibilità, chi vuole ovviamente, anche poi ovviamente in base anche al lavoro che si fa, no? Chi è magari disponibile per venire solo una giornata, può farlo. Il pacchetto più gettonato è quello di 2 giorni, e poi si può anche scegliere di stare 3 giorni, e quello poi dipende anche ovviamente dagli impegni che ciascuno ha. Però non ci sono buchi, cioè è un pacchetto che ti permette comunque di stare 3 giorni in un luogo, di vivere la cultura, di poter soggiornare in un posto veramente bellissimo. Io penso che neanche i pacchetti vacanza più, come dire, in Sicilia più belli possono comunque prevedere delle cifre che poi alla fine sono irrisorie, per quello che noi ovviamente stiamo Ma proponendo. perché c'è compreso anche lo sciamano che vuoi mettere, cioè praticamente un pacchetto. Appunto. C'è lo sciamano, è Quindi compreso, però deve essere uno sciamano a cui devi piacere, ecco, mettiamola così. Perché Angelo anche con l'esperienza è inclusa, no? In tutto questo, i luoghi, voglio dire, è qualcosa di assolutamente inusuale anche, ecco, non trovi queste possibilità ogni giorno, ecco, poi quindi quello un'altra cosa che sicuramente. volevo dire, sono luoghi che sono poco, come si dice, poco frequentati, quindi ancora Angelo con le tue capacità, no? Con la tua energia, avresti la possibilità di far uscire veramente delle energie antiche, io ne sono convinta, perché rispetto ad altri luoghi che sono più praticati, ti è per esempio, che so, faccio l'esempio più assurdo tipo Stonehenge, no? A Stonehenge ormai l'energia si è fatta benedire, no? Con tutta quella confusione, con tutto, mentre ancora le zone, quelle di Graziella, no? La zona di Montalbano, secondo me, ha un suo perché, perché è più Certo. sonno e è più difficile anche da raggiungere, non lo so, in qualche modo. Quindi, Anche e poi poi Argimusco è una raggiungerlo. bomba. No, Quindi. dicevo Susanna, anche il raggiungerlo alla fine è il tema del viandante, del viaggio, voglio dire, anche se Certo, vieni da soprattutto. Catania e ti fai in Ebrodi, sono dei No, luoghi no, no, magici. Graziella dipende dalla macchina. Io ho una macchina bassa, seminuova, e le buche sono troppe. Cioè, non posso distruggere la macchina. Allora dimmi, venga a piedi, allora se poi venga a piedi. Ma no, guarda, io la faccio sempre, tanto alla fine, come dire, il fine giustifica i mezzi. Poi, vabbè, chi viene da giù, chi viene da Falcone, ormai la strada, grazie a Dio, è stata Certo. sistemata, quindi diciamo che da un lato non abbiamo grandi problemi. È vero, per venire dai Nebrodi è un po' più complicato, però voglio dire, ne vale la pena, nel senso che se tu vai a cercare un'esperienza che non trovi tutti i giorni, voglio dire, vai anche all'avventura, anche quello. Ti prepara emotivamente a qualcosa, come dire, le esperienze emotive non sono sempre facili e a volte non sono neanche sempre, come dire, così idilliache, no? È anche una sfida, no? Volli, fortissimamente volli, diceva qualcuno. Poi Quindi noi. teniamo conto di Argimusco, che è un luogo unico, un luogo Sì, veramente sì. unico
per potenza, per bellezza, anche poi per questi studi che sono stati fatti, no? Di questa sua relazione con corrispondenza, no? Con tutta la dimensione siderale, questi studi di Aurelio, di Davis, insomma, è tanta, 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 vale la Ma noi pena siamo veramente già solo il stati lì. luogo. Siamo stati lì un paio d'ore con Angelo 2 anni fa lì, non è che siamo stati, però già abbiamo vissuto insieme un momento veramente magico, veramente meraviglioso, ma non, in silenzio, nel senso che non c'è bisogno di tante Allora, cose. diciamo, io ci sono stata, no? Quindi conosco il posto. Ci sono stata insieme a un torpedone di turisti, di quelli dell'Archeoclub, una cosa di questo genere. Non era, no, ma non erano così, nemmeno così male. Più che altro il discorso che volevo su cui volevo insistere è che comunque si tratta di una giornata insieme ad Angelo, parlo nell'ambito esperienziale, di un discorso terapeutico, perché questa è una cosa che dobbiamo sottolineare, che Arnaldo di Villanova utilizzava sicuramente questi luoghi da un punto di vista terapeutico proprio per i reali. E quindi sottolineiamo questo discorso, cioè non, si tratta proprio anche di un discorso di flusso di energia, perché l'energia è quella che guarisce, che migliora il tuo stato vitale ed è una cosa in cui in questo periodo c'è sicuramente tantissimo bisogno. Quindi non si tratta soltanto di un discorso, c'è cioè lo sciamano che fa il ballo e la meditazione, è proprio un Sì, discorso di... poi io non sono uno sciamano, diciamo che ci sono elementi sciamanici nella cosa, lo sai che il titolo di sciamano Sì, ma non dà prudenza. è tanto per... Così siamo stati tutti e tre anche molto più dinamici, no? Da questo punto di vista, più ci siamo un pochettino pizzoliati, così stimoliamo chi ci ascolta, dice questi sono, secondo me, sono da frequentare. Ecco, magari pensano, dice questi sono da frequentare, secondo me ci dobbiamo andare. Allora, inseriamo poi il link in cui si può contattare la professoressa Graziella Milazzo, no? Così ti possono contattare entro il Sì, 15. mettiamo la mail dell'istituto, Entro il così mi 15 di possono, agosto. insomma, chiedere tutte le informazioni. Sì. Mi dicevi entro il 15 di agosto in modo da poter organizzare tranquillamente e fare venire Angelo. Sì? Sì, diciamo che noi stiamo dando un grande. Sì, capisco che il 15 agosto, forse perché a volte la gente prenota un po' all'ultimo momento, ma anche qui, insomma, vorremmo capire se la gente effettivamente è realmente interessata, perché quello dell'ultimo momento ci sta, però veramente vorremmo degli amici, cioè vorremmo conoscere delle persone che sono sulla nostra stessa scia. Non sicuramente, ecco, fare una cosa tanto per farla, ecco, il senso era un po' quello. Va bene. Io allora cosa faccio? Vi saluto, salutiamo i nostri spettatori. Spettatori, speriamo che accolgano questo momento così, di rivelazione per la loro vita, per la loro anima. Io sono esagerata, che ci posso fare. Quindi, oh, secondo me Grazie queste Susanna. cose... È così, c'è cioè l'entusiasmo, no? Gli dèi ci hanno dato l'entusiasmo, E bisogna infatti tu sei stata giusto. la prima che appena saputo subito si è tuffata perché evidentemente hai una sensibilità a queste cose non indifferente, Ma no? poi Quindi io amo Angelo, mi l'entusiasmo, ricordo. ci serve l'entusiasmo, entusiasmos, ci serve quello, giusto, giusto Angelo. Sì, ma Certo. io lo amo, io lo amo, non ci posso fare niente. Sì, Ho avuto modo, ti ricordi, 2 anni fa di conoscerlo, perché poi alla fine sei stato tu durante il Covid che me l'hai presentato e quindi da quel momento in poi io non l'ho abbandonato più. 2 anni fa no, il ma lo amiamo 2021. tutti. Chi lo conosce lo ama, quello è chiaro. Perché è una persona Onoratissimo. è talmente bello stare accanto ad Angelo. È positivo, Grazie, emana proprio reciproco, un. reciproco.